S-Cross è tutta nuova e con molti pregi per conquistare il cuore degli italiani, a partire dai nuovi motori turbo, brillanti e parchi nei consumi. Bastano poco più di 100 km per raggiungere un'area come questa nelle valli bergamasche, dove è presente ogni tipo di divertimento per ogni fascia di età. Si va dalla pista di bob estivo, i tappeti elastici, l'area gioco per i bimbi, area picnic, passeggiate, persino il bungee jumping. Non stiamo lavorando per l'ente del turismo, ma ci è piaciuto scegliere questa location perché bastano poco più di 15.000 euro con la promozione che Suzuki offre al lancio per entrare in possesso di una vettura che permette veramente di accompagnarvi in ogni vostra passione, con la famiglia, da soli, nello sport, nel lavoro, nel tempo libero. Stiamo parlando di Suzuki S-Cross, una vettura che è stata appena rinnovata dal marchio giapponese a partire dalla calandra, con le cromature e i listelli verticali, le nervature sul cofano che gli danno molta più incisività e grazie all'adozione di ruote di serie da 17 pollici l'altezza viene alzata di ulteriori 15 mm ad assicurare un perfetto comportamento anche nei percorsi più accidentati e per il resto è stata aggiornata negli interni, ora più curati, più raffinati i rivestimenti, nuovo sistema di infotainment, poi andremo all'interno e ve lo faremo vedere, ma soprattutto la novità grossa è sotto al cofano. Oggi S-Cross monta esclusivamente motori turbocompressi, infatti al noto diesel 1.6 da 120 cavalli disponibile sia a trazione anteriore sia a trazione integrale, vengono oggi introdotti un piccolo 3 cilindri 1.000 turbo da 112 cavalli, che è quello che stiamo provando oggi, e un 1.400 turbo da 140 cavalli disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale. Tutti i motori sono abbinabili anche con un cambio automatico a doppia frizione. Abbiamo parlato di un 1.300 cilindri turbo. Se pensate che sia sottodimensionato per muovere una vettura di questo tipo, vi sbagliate di grosso. Seguiteci e lo scoprirete. Se all'esterno la nuova S-Cross di Suzuki conquista con le sue linee perfettamente in linea con le ultime tendenze in tema di crossover, con la sua marcata personalità che questa ultima versione ha ulteriormente accentuato, all'interno quello che colpisce è la grande comodità. Gli spazi sono ampi, i sedili comodissimi, l'ergonomia dei comandi perfetta, i dispositivi vengono comandati in maniera semplice ed intuitiva dal touch centrale e dai pochi tasti che ci sono sulla plancia, e una volta in movimento però cominciamo ad apprezzare le doti di questo piccolo 3 cilindri 1.000, un motore che rientra a pieno titolo nelle strategie di downsizing che ormai un po' tutte le case stanno adottando per rientrare nei limiti con le normative, ma che in questo caso dobbiamo dire apprezziamo particolarmente per le sue prestazioni. La piccola cilindrata infatti non fa rinunciare a nulla in termini di performance, la potenza di 112 cavalli è sufficiente e in termini di piacere di guida è complice anche la grande leggerezza della vettura. Pesa infatti appena 1160 kg, un risultato da primato per la categoria se teniamo conto della tipologia del veicolo e delle sue dimensioni. Anche con questa motorizzazione entry level nella gamma è proprio il comfort di guida, la guida rilassata e riposante che ci fa apprezzare tantissimo questa piccola unità. Il motore infatti praticamente non si avverte a livello sonoro, è silenziosissimo ed è molto progressivo nella sua erogazione della potenza. Pensate che anche nel rapporto più alto è possibile riprendere senza problemi a partire da
poco più di 1500 giri, quindi una grande elasticità, un motore che se non ce l'avessero detto ci sembrerebbe davvero difficile che sia solo un 3 cilindri 1000. Questo ovviamente è merito dei progettisti Suzuki che stanno investendo tanto in questo tipo di tecnologie e di piccoli motori turbocompressi. La frizione è morbidissima, il cambio è spaziato in maniera perfetta, i rapporti vengono snocciolati con una dolcezza ed una naturalezza che rende davvero piacevole viaggiare. E poi il resto lo fa la posizione di guida rialzata, le ampie superfici vetrate che ci permettono di godere dei panorami che ci circondano. Viaggiare, che sia per lavoro, per turismo, per svago, implica naturalmente un'attenzione anche al portafoglio, e anche da questo punto di vista questo piccolo motore regala delle ottime performance. Infatti i consumi che la casa dichiara nell'ordine dei 5 litri per 100 km, che vuol dire 20 km con un litro, vengono tutto sommato confermati. Noi nel corso della nostra prova, che ha alternato percorsi tratti urbani, autostrada e appunto montagna, registriamo, vediamo sul display centrale un dato di 6,9 litri per 100 km, che vuol dire quasi percorrenze di quasi 15 km con un litro, che non è davvero male per un'unità a benzina. Da buona auto per la famiglia, Suzuki S-Cross presta anche una grande attenzione alla sicurezza. Lo fa con una cellula di sicurezza in grado di proteggere gli occupanti in caso di urti, ma lo fa anche con sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo. Molto facile e maneggevole da guidare, si gira in un fazzoletto, davvero una vettura che richiede pochissimo impegno alla guida, e questo a tutto vantaggio del piacere di viverla a 360 gradi. Il grosso touchscreen centrale incorpora un po' tutte le funzioni che ormai sulle vetture di oggi non mancano mai, e ricordiamo che questa S-Cross è compatibile con Apple CarPlay e Android, quindi è possibile dialogare e riprodurre tutte le funzioni del nostro smartphone anche sullo schermo. Suzuki S-Cross è quindi pratica come un bel paio di jeans, è adatta ad ogni uso, e se poi per voi Suzuki vuol dire 4x4, bene, S-Cross è disponibile anche in versione All Grip 4 con trazione integrale, e unica nella sua categoria la possibilità persino di bloccare il differenziale. Yokohama V905. Fenomeni invernali.